Ciao, buongiorno a tutti ragazzi. Pausa nazionali e per questo ho fatto un po' di pausa anch'io. In realtà non ho seguito molto le partite delle qualificazioni europee e le amichevoli che erano in programma in questi giorni durante la pausa, appunto. Bene l'Italia che ha vinto due partite difficili in Armenia e in Finlandia, due vittorie un po' così non troppo brillanti, con aiuti arbitrali, ma sinceramente questa volta sono d'accordo con Mancini quando dice che comunque due vittorie in trasferta non sono mai semplici da ottenere, comunque vanno prese in modo positivo. Sicuramente l'Italia ha fatto 6 su 6, 6 vittorie su 6 partite nel girone, vicinissimo alla qualificazione, quindi insomma meglio di così non si può veramente. Lo spettacolo, i gol magari arriveranno. Poi, ecco, insomma, volevo soffermarmi su un argomento, legarmi ai 4 gol realizzati da Cristiano Ronaldo ieri in Lituania e Portogallo, finita per 1-5. Ragazzi, un nostro attaccante per fare 4 gol in nazionale ha bisogno di una stagione intera praticamente, quindi fate voi. Però ecco, sicuramente dei progressi rispetto all'Italia di Ventura ci sono e vanno presi positivamente. Poi certo l'avventura dell'Europeo sarà tutta da vedere, sicuramente al momento squadre tipo il Portogallo, Portogallo nazione da 10 milioni di abitanti, squadre che fino a qualche anno fa, diciamo una decina d'anni fa, o comunque per tutti gli anni 80, gli anni 90, insomma da quando ero ragazzino, avevano sempre ritenuto una nazionale inferiore, nettamente inferiore alla nostra. Oggi vediamo che il Portogallo con 10 milioni di abitanti sforna campioni come Cancelo, Ronaldo, João Félix, che noi in Italia ci sogniamo, ok? Bene. Detto ciò, un breve riepilogo della situazione nazionale che a questo punto non mi entusiasma, non mi interessa più tanto, insomma, qualificazione già quasi scontata. Per l'Italia è bello un po' vedere gli altri, insomma, cosa combinano, vedere i gol di Ronaldo, 4 bei gol ieri, uno sul rigore, un gol Lonzo, un tap-in vincente, poi un bel diagonale, insomma segna con una facilità veramente devastante. Ci serve il miglior Cristiano Ronaldo così in questa forma. Lo vogliamo vedere in Juventus segnare 4 gol. Perché no? Perché no? Non li ha mai fatti, ne ha fatti solo 3 con l'Atletico, il suo record in bianconero. Speriamo che quest'anno lo batta, ne faccia 4. Magari anche con l'Atletico di nuovo, visto che ci giochiamo da un po'. Comunque, chiudiamo questa parentesi nazionali perché sabato riprende il campionato. C'è stato questo piccolo antipasto le prime 2 giornate, poi già una pausa. Adesso finalmente si riparte a pieno regime. Sarà un calendario intensissimo, per questo anche mi sono preso una pausa, perché adesso ci saranno 7 partite della Juventus in 20 giorni. Farò video a nastro, a ripetizione ogni giorno pre e dopo le partite. Ok? Si riparte subito con il botto all'Artemio Franchi a Firenze. Sfida importante Fiorentina-Juventus. È partita che ha sempre un significato un po' particolare, soprattutto per i fiorentini più che per noi, ok? Per noi anche il derby con il Toro non ha questo significato che ha un derby magari per i romanisti, per i laziali che vivono la loro stagione in funzione del derby, o dei milanisti o di quegli altri là di Milano. Per noi la partita col Torino sì, è una stracittadina, ma è una partita un po' come tutte le altre, mentre ha questo significato di sfida, di non so, di rivalità più dal lato Granata, e lo stesso con la Fiorentina ha questo significato più dal lato viola. Sono i fiorentini, i tifosi della Fiorentina, che aspettano tutto l'anno di giocare con la Juve e poi prendersi 4-5 gol. Non siamo noi, certo, che aspettiamo la partita con la Fiorentina tutto l'anno. Noi aspettiamo la partita col Barcellona, col Real Madrid, col Manchester City, col Bayern Monaco. Insomma, noi ci esaltiamo per partite di un altro tipo, mentre ovviamente il resto d'Italia si esalta quando gioca contro di noi. Ora, i tifosi della Fiorentina, oltre ad esaltarsi, sono anche dei bischeri, Maremma, Bucaiola, e ci fanno i soliti cori, sfottò vergognosi sulla tragedia dell'Heysel nel 1985.
cosa dire di questo? Ci sono ancora 30 anni dopo, ci sono ancora questi idioti, vanno facendo queste cose, veramente meritano pochissima della mia e della vostra e dell'attenzione di tutti, ok? Quindi non diamo spazio a questi buffoni, questi ignoranti, a queste, posso dirlo? Teste di cazzo, ok? Certificate, patentate. Noi vogliamo vedere il calcio, noi vogliamo vedere il calcio. Loro sono già tutti fomentati, c'è Boateng super fomentato, ha detto, leggevo un articolo oggi, diceva Boateng che se vincono con la Juventus cos'è, mangiano gratis per una settimana. Minchia, sti cazzi, mi sa che si dovranno pagare da mangiare, tanti soldi comunque ce li hanno abbondantemente per mangiarsi un panino a pranzo, eh. Quindi non diciamo stupidaggio. Vabbè, a parte gli scherzi, parliamo un po' di calcio veramente, parliamo un po' della partita. Intanto è un, insomma, è il ritorno, secondo me, ecco, il campionato inizia effettivamente dalla terza giornata, perché il mercato è concluso, la pausa nazionale è andata via, insomma è settembre, si torna a scuola. Questo weekend sarà il vero e proprio inizio del campionato. Diciamo, fino adesso abbiamo scherzato, e comunque scherzando abbiamo fatto 6 punti e siamo andati a vincere in casa con il Napoli, che è già tanta roba. I nerazzurri di Milano sono tutti ringaluzziti, sono tutti esaltati per questi 6 punti che hanno fatto anche loro, anche se loro hanno trovato Lecce e Cagliari, insomma due squadre che devono salvarsi, anche se il Cagliari in effetti può ambire a qualcosa di più, una bella squadra, ha messo su un bello organico quest'anno, quindi bisogna E poi sono molto anche esaltato per l'inizio del fantacalcio, quindi avremo la prima giornata di fantacalcio, vi terrò aggiornati su come è andata, vi ho fatto già vedere la mia rosa, se non l'avete vista andatevi a recuperare il video prima di questo in cui vi parlo della mia rosa del fantacalcio. Ho fatto una rosa, ragazzi, incredibile, e punto decisamente a vincere, a confermarmi vincitore insieme ai miei soci. Sempre quando dico, parlo in prima persona, lo dico, no, devi dire noi, ok, ma io parlo per me, poi loro se vogliono fare i loro video su YouTube e parlare della nostra squadra possono dire la mia squadra anche loro. Vabbè, comunque puntiamo subito a partire con una vittoria nel fantacalcio, ma ecco, ci serve anche una bella vittoria a Firenze all'Artemio Franchi. Quindi vediamo Juventus che dopo la pausa nazionale dovrebbe ripresentarsi con una formazione abbastanza simile, se non identica, a quella che ha battuto il Napoli all'Allianz Stadium. Quindi dovremmo rivedere Szczęsny tra i pali, da destra a sinistra Danilo Bonucci, De Ligt, Alexandro. Khedira, Pjanic, Rabiot dovrebbe essere preferito al connazionale Matuidi, in quanto Rabiot è rimasto alla Continassa ad allenarsi in questi giorni, non essendo stato chiamato in nazionale. E si conferma l'attacco Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Ok, che a me va bene, a me piace tantissimo questo attacco, specialmente con un Higuain che sembra completamente ritrovato, completamente rinato, come quello che abbiamo visto contro il Napoli. Sarà questo l'Higuain di questa stagione o sarà quello deludente della scorsa? Io mi auguro la prima delle due cose. Comunque, una piccola parentesi va aperta di nuovo su Dybala, che ancora una volta partirebbe dalla panchina. Si diceva che tutte queste panchine di Dybala dell'anno scorso erano perché Allegri. Bene, benissimo, arriva Sarri, dice che Dybala può fare il falso 9, può fare questo, può fare quello, un attaccante indispensabile, può giocare qui, può giocare lì, e si ricomincia con la stessa solfa. Dybala ancora in panchina, non è entrato con il Parma, pochi spiccioli, qualche minuto contro il Napoli, e ancora dovrebbe partire dalla panchina a Firenze. Entrerà? Non entrerà? Se non dovesse entrare, ragazzi, qua si sta quasi per insomma, si può iniziare a parlare quasi di un caso Dybala. Sono ancora voci insistenti che lo vogliono partente a gennaio. Ragazzi, a me piace Dybala, mi dispiace se parte, ok? Come,
come dite voi. Però a un certo punto o questo ragazzo gli si trova una sistemazione tattica, è un posto in squadra, magari non che gioca tutti i 90 minuti tutte le partite, ma che comunque almeno figa giochi con una certa regolarità, gli si trovi una posizione e quella è, ok? Allora devi fare il falso 9, allora fai fare 60 minuti a Higuain e 30 a Dybala, poi magari la partita dopo ne fai fare 60 di Dybala e 30 di Higuain. Non lo so ragazzi, ma troppe panchine. Dovesse non entrare a Firenze, secondo me io mi inizierei a fare i miei interrogativi su Paulino Dybala. Niente, ho fatto un video un po' così perché mancavo da un po' di giorni, ho mischiato un po' di argomenti insieme e comunque adesso si ricomincia a fare sul serio. Sabato c'è Fiorentina-Juventus, farò tutti in prepartita, i pronostici, tutto il programma come al solito. Niente, un'iscrizione al canale, un mi piace a questo video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci sentiamo prestissimo. Ciao!